Francesco Di Leva è qui! Ciao, grazie. Grazie. Da mo' che ti pago per il tuo esame Donatello. Questo maggio è per te. Bagnerea! Scusatemi che sono venuto così di fretta. Vediamo insieme le 5 candidature. Isso io. Nel 2020 ha avuto una candidatura ai David di Donatello come miglior attore protagonista per il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Se sei venuto da me per un consiglio... Nel 2023 quel Davide se lo è poi aggiudicato come miglior attore non protagonista per Nostalgia, sempre di Martone. Allora non posso che dedicare questo premio a mia moglie, che mi rende un uomo semplice. E io la amo per questo. Si muove da molti anni con grande talento nei diversi ruoli del cinema. Sono 6 anni che aspettiamo che Cupido lo colpisca. Anzi, che Cupido l'avesse proprio sparato. Ma anche in televisione e teatro. Perché recitare ha cambiato la vita di quel ragazzino che la notte faceva il pane nel forno del nonno e di giorno studiava per essere un attore. Buona serata, grazie! Francesco Di Leva con il suo Davide Donatello scippato a tutti gli altri attori, avete visto in cinquina con chi era il protagonista al cinema dal 2 ottobre, quindi dopodomani, con il film Famiglia di Francesco Costabile. Sì. E tra l'altro parte da una storia vera, non so se la ricordate, è la storia di Luca Celeste che anni fa, Luigi Celeste anni fa uccise suo padre. Sì. Che continuava a picchiare, a vessare sua madre, con una storia molto particolare, e aveva scritto poi un libro, è stato condannato a 9 anni, dopo 9 anni uscito, adesso è un informatico, e so che tu l'hai conosciuto. Ho conosciuto Luigi, ho conosciuto la madre, ho conosciuto l'altro fratello. Erano a Venezia, visto che l'avete presentato a Venezia? La mamma no, perché non stava bene in quel periodo, ma vedrà il film a Milano, perché esce in tutta Italia il film, e quindi niente, lo vedrà a Milano, mentre questa sera siamo tutti quanti a Roma, loro sono venuti a Venezia, è stata una commozione pazzesca, perché poi quando ti confronti con la realtà, con la vita vera, quando guardi negli occhi chi queste vicende le ha vissute sulla propria pelle, sempre qualcosa di forte, no? Tu sei un attore, le cose le filtri, riesci ad avere una sceneggiatura, un regista che ti guida nelle emozioni, là invece ci sono gli occhi di chi ha ucciso un padre, quindi il tatto deve essere maggiore rispetto a tutte le cose che affrontiamo. Lui dice: mio padre è ripreso ad essere violento con mia mamma. Avevo una gelosia morbosa, la situazione invivibile. Quella sera ci minacciò con un coltello, nascosto con un fazzoletto bianco per non farcelo vedere. E lui, per evitare questa tragedia, uccise il papà. Tu sei il papà in questo film. Allora vediamo una scena di quando lui torna a casa, perché lui in realtà non c'era più a casa. No. E dopo è tornato lui in è tornato, famiglia. Sì. Cioè, dopo varie denunce, lui è stato dapprima allontanato e lui poi, dopo anni di carcere, è ritornato in famiglia seminando poi il terrore. Lui è stato un vero e proprio manipolatore affettivo. Rivediamo quel momento quando appunto Francesco Di Leva, che in persona è il papà in questa famiglia, torna a casa. Scusa, ma che sei venuto a fa'? Sto capendo, Alessia, in che senso? No, dico, a te ti pare normale? Dopo tutto questo tempo ti pare normale? Sì, mi pare normale, perché? Sì, ti pare normale. A me no. Anzi, mi sembra assurdo far finta di niente. Torna a casa. E purtroppo la fine la conosciamo. Luigi Celeste verrà condannato a 9 anni e ha scritto anche un libro. Non sarà sempre così. Non sarà sempre così. E non è stato più così, infatti. Non è stato più così. Senti, tu sei un attore straordinario. Grazie. E, già hai vinto un Davide Donatello, candidato. Ma la cosa che mi ha fatto sorridere un po' di anni fa è quando ho saputo che Mario Di Leva è tuo figlio. Sì. Cioè, in realtà, io ho conosciuto a livello... Cioè, prima tuo figlio e te. Poi è stato 20 anni per diventare un attore e 5 minuti per passare da attore a padre di Mario Di Leva. Vi faccio vedere questa scena che avete seguito a Sanremo, quando lui, tra l'altro, regalò una maglietta meravigliosa, sì, ad Amadeus. Francesco Arca e Mario Di Leva.
Allora. No, ma te, perché ti ho fatto un regalo. No, grazie, gli hai Mario. Fatto un regalo, ma è un ragazzo io. Generoso, sì. Grazie, Mario. Aspetta, grazie. Allora, lo prendi volentieri? Lo prendo volentieri, ti spiego anche perché. Intanto perché, come sai, io sono innamorato di Napoli, avendo la moglie napoletana. Ho fatto anche il militare a Napoli, a San Giorgio a Cremano. Pensa, l'anno che il Napoli acquistò Maradona, l'84, estate 84. Ma so dire una cosa. Dimmi, Mario. Ma a meno 13, fa freddo. Mario è speciale. Mario è un bambino speciale, ama questo lavoro, questo gioco, perché adesso si deve concentrare sullo studio, ovviamente. Quanti anni ha adesso Mario? 14. Tu hai anche una figlia, anche lei fa l'attrice? No, ha fatto soltanto come il sindaco del Rione Sanità, poi lei vuole studiare, quindi bene così, bastano due attori in famiglia, credimi. Tutto questo tua moglie, hai fatto quella dedica meravigliosa a tua moglie, mi rende un uomo normale. Sì. Cosa volevi dire in quel momento quando l'hai dedicato avuto, a Davide? C'è stato la nostra è una storia abbastanza particolare, di periferia. Io avevo 15 anni, lei 12 anni e mezzo. E su questo ti fermo e dopo 60 secondi ripartiamo proprio da lì. A tra poco. Ci sarò se tu vorrai. Quindi Francesco... Io e Carmela stiamo insieme ormai da 31 anni e quando dicevo quella cosa di Davide è perché il nostro processo culturale, umano, è stato qualcosa di prezioso, fantastico e soltanto grazie a lei io sono riuscito ad essere l'uomo che sono. Ma lo dico veramente con grande sincerità ed onestà. E lei tutti i giorni mi tiene con i piedi per terra. Poi se la veramente la vuoi sapere, ritorno e me lo prometti, l'hai detto in televisione. Ti racconto 31 anni di storia. Promesso. Vi aspetto. Promesso. Intanto si va al cinema dal 2 ottobre con famiglia. 2 ottobre, mi raccomando. Io ti aspetto con lei, Mario, mia figlia, tutti. Con Mario vengo di sicuro. Grazie davvero.